Amici di Space Viola, eccoci qua. Allora, ovviamente parliamo dei top e dei flop, poi top, parliamone perché i top stasera per Fiorentina-Torino, vinta dal Torino 1-0 per gol di Miranchuk, i top, ve lo dico chiaro e tondo, un ci sono, ok? Vi dico la verità, ho fatto fatica a trovare i tre flop perché ve li volevo comunque dare, no? Cioè, io stasera direi Fiorentina flop, punto e basta, cioè, e chiudo il video, molto semplice perché non c'è altro da raccontare, però ho detto no. Bisogna fare una cosa fatta bene. Allora, per riempire un po' questo video, perché poi veramente il traccio dei top, i top non ci sono, il traccio dei flop dura veramente un minuto, quindi facciamo una piccola analisi, perché ha parlato anche Vincenzo Italiano, ha parlato dei fischi che sono arrivati al Franchi, lui pensa che siano fischi di delusione, io ti dico italiano invece che sono fischi di rabbia, di frustrazione, c'è anche un po' di delusione, ma io penso ci sia tanta rabbia. Ok, per utilizzare un aggettivo un pochino più forzuto, io penso che questa sia una squadra attualmente senza anima. Là davanti manca un centravanti, credo, e gliel'hanno anche chiesto ai microfoni di Sky se arriva il centravanti. Lui ha detto: io cerco di allenare. I ragazzi spronarli, poi queste cose da chiedere alla società. Si parla tanto di Brecalo, ma è un esterno che non gioca da ottobre. Arriva Sirigu in porta perché Gollini pensava di essere titolare, ma se, giustamente se gioca in questa maniera fa la panchina anche a Poggi Bonsi. Io stasera ho visto un Torino arrembante, un Torino propositivo, degli attaccanti che andavano a fare i difensori nel momento della difficoltà, un Torino che attaccava tutte le seconde palle, che vinceva i contrasti, che raddoppiava la marcatura, che raddoppiava anche in fase di non possesso. Io ho visto un Torino che ha vinto 1-0 e vi dico la verità, ha vinto anche poco. Poi noi ci siamo provati all'ultimo perché Torino era spompato, ma la Fiorentina là davanti sbaglia, l'impossibile. L'ultima azione, veramente l'ultima, quella che con Jovic che c'è, cioè, allora innanzitutto il ritardo del passaggio, troppo lungo, qua che si ferma, poi riparte, quell'altro esce, il pallone rimbalza, arriva in mezzo alle gambe di Jovic che scarta anche il difensore, poi non si è capito perché lui non ha provato ad arrivare, doveva mettersi per Belino. Secondo me doveva sistemarsi i capelli e calciare in porta. Io penso veramente che la società debba dare delle spiegazioni perché la realtà dei fatti è questa, non puoi più cincischiare adesso. Adesso non puoi più, cioè potevi veramente riaprirti anche il campionato, lottare su tre fronti? Basta essere chiari, io penso questo. Io ho visto una Fiorentina imbarazzante, basta, non posso dire altro perché è stata una Fiorentina imbarazzante sotto tutti i punti di vista. Qua mi è imbarazzante, Icone è imbarazzante. Jovic, guarda, ti dirò, forse Jovic, a parte quell'erroraccio che lì veramente io non so come non si faccia, non si riesca a buttare in porta un po' del genere, però paradossalmente ti dico, è entrato anche con il piglio giusto. Amrabat, ragazzi, ha consegnato il pallone all'avversario. La difesa, per l'amor di Dio, manco Biraghi, mamma mia. Ragazzi, quando è stato sostituito Biraghi per Terzic, c'è stato un boato allo stadio, ragazzi. Cioè, vuol dire che noi tifosi siamo arrivati qui. Siamo arrivati qui, non ci basta più la scusa del tecnico che va, si crea tanto e non si butta dentro. Allora, sì, chiaro, manca una punta. Io gli ho già chiesto alla società una punta, perché senza punta si va da nessuna parte. Sì, chiaro, pigliati le tue responsabilità. Hai avuto il coraggio di chiedere 2 milioni di euro a stagione, no? Con ancora un'opzione di anno. Hai voluto il rinnovo, hai avuto la faccia tosta di andare alla società e chiederti la pecunia. Ecco, allora vai, abbia la faccia tosta di chiedere un attaccante, di chiedere giocatori con della qualità. Perché probabilmente a livello numerico, come il signor Prade ci dice sempre, no, noi a livello numerico siamo a posto. Ecco, a livello numerico sarei anche a posto, ma a livello di qualità non ci sono. Comunque. Chiudo il video dicendo che i top non ci sono, i flop. Allora, partiamo col primo flop, ragazzi, che si prende un 4 ed è Amrabat. Ragazzi, Amrabat si pila perché a parte il passaggio, ma poi non ha giocato per niente bene Amrabat, si prende un 4. Fa un cambio gioco verticale, scusatemi, orizzontale. Io non mi ho visto giocare in Serie A in orizzontale, anzi si divieta di giocare in orizzontale. Lui mi fa un cambio gioco di 50 metri orizzontale, consegna la palla all'avversario, poi noi siamo dei bischi a gestirla perché non sappiamo gestire gli attacchi degli avversari, si piglia gol. Però 4 ad Amrabat.
L'altro flop è la coppia dei difensori, ok? Che a me, per esempio, non mi sono piaciuti per niente, né Milenkovic né Igor, non mi sono piaciuti per niente, ma in tutte le situazioni hanno aiutato a essere pericoloso il Torino. Non mi va, sinceramente, di dare dei flop a Ikoné o a Kwame, perché sarebbe troppo facile. Tanto vai a pescare, come ne peschi uno, ne peschi l'altro, tu caschi sempre in piedi. Il flop. Io lo do a Vincenzo Italiano. Il flop, io lo do a Vincenzo Italiano. Sale sul podio dei flop Vincenzo Italiano, perché secondo me, la formazione iniziale, ok, per me, soprattutto a centrocampo, è stata sbagliata. In difesa eri obbligato. Là davanti dice Gonzalez non c'hai 90 minuti. Io sarei iniziato con Gonzalez e magari poi l'avrei sostituito. E non avrei messo Saponara, cioè io avrei giocato con Gonzalez, Kwame e Ikone. Vediamo che succede. Magari riesco a buttarla dentro, faccio uno o due gol e poi levo Gonzalez e metto anche Jovic. Quindi per me l'ha sbagliata in pieno l'italiano, in pieno. E poi a centrocampo io avrei messo tutta la vita Barak e non Duncan. E con questo la chiudo. Ma questa è la mia opinione. L'unica menzione di merito che voglio fare, perché mi dispiace, l'unica menzione è Jack Bonaventura, che è stato uno dei pochi, ancora una volta stasera, nonostante la sua età, a tenere alta la bandiera di questa squadra a livello di prestazione. Poi per il resto, ragazzi, da cancellare tutti, tutti, non ne salvo uno. Seguite gli amici di Space Viola, seguite ovviamente anche me, Mister Viola, ragazzi, come sempre, ci vediamo prossimamente con i top e i flop della Lazio, quando ci sarà Lazio-Fiorentina, perché vediamo se si riesce a tirare su qualche flop almeno, qualche top almeno in quella partita. Ragazzi, come sempre, Forza Viola conta sempre solo la maglia.